Ciao a tutti amici coltivatori, come va? Un video bis da David, perché prima stavamo parlando fra di noi e poi mi sono cascati gli occhi su queste Dionè che erano in mezzo alle saracenie, per cui prima non le avevo viste tanto bene. E lui le coltiva nel vaso con le saracenie. E estate, inverno, ci tiene l'acqua sotto, cosa che io avevo sempre sconsigliato di fare. Però a quanto pare vengono su bene. È sempre interessante vedere come ogni giorno qua si impara sempre qualcosa di nuovo sulle piante carnivore. David, ci puoi dire qualcosa su come tieni le Dionè? Sì, come vedete due opzioni diverse. Cioè, in questa qua che stai filmando adesso sono in vasi a sé stanti e le altre stanno nei vasi con le saracene. Io l'ho fatto ancora 2 anni fa per mancanza di spazio, allora non avevo né sera né niente, però le condizioni sono comunque più o meno le stesse, nel senso che io pur avendo avuto, ho sentito il consiglio anche di Paolo Mattevi di tenerle più asciutte in inverno, io ho sempre tenuto un buon livello di acqua. Comunque questi sono vasi alti 14 cm, io comunque i miei 3, 4, 5, 6 cm in base alla voglia in inverno li lasciavo, quindi comunque andavo in una direzione opposta e ho comunque sempre avuto un'esplosione di vita. Sono belle grandi, Sono belle grandi, sì. Queste qua adesso stanno tra altre saracenie, quindi segue un po' il consiglio che dà anche Andrea Amici nel suo video, quindi sono un pochino ombreggiate ma in modo diverso, perché in realtà stanno dalla parte davanti della sera, quindi comunque se il sole arriva da davanti il sole lo pigliano, però comunque hanno un po' di ombreggiatura qua e là per vedere le saracenie. Comunque cioè qua in inverno non penso faccia molto più caldo che da me, insomma, ma no, comunque sotto zero. Sì, magari non so, a dicembre non fa ancora così freddo qua, no? A gennaio ci sono le temperature più fredde, tendenzialmente ho notato. Io le tengo qua in sera, ho avuto anche ghiaccio per 2-3-4 giorni consecutivi, quindi il pane di terra era bello solido. Io però poi in quel caso lì, se non sghiaccia, le porto in garage a 8-10 gradi, le lascio lì per 2-3 giorni pian piano sgelare. Non è il massimo, ma però c'è il barbatrucco. Sì. Però diciamo che per il resto lo faccio 2-3 volte all'anno sto comunque tu qua. Gli tieni anche l'acqua in inverno? Io tengo anche l'acqua d'inverno, sì. Quindi vedete, cari amici coltivatori, che ognuno fa un po' come gli pare e l'importante è che si trova il proprio metodo. È buona, come si dice, no? Ecco, giusto per completezza della visita qui da David oggi. Ok ragazzi, dai, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Ciao!